Parliamo ora di un altro argomento che purtroppo resta di grande attualità, quello delle morti sul lavoro. Lo facciamo con il nostro ospite di questa sera, Vincenzo Fuccillo, presidente dell'Associazione Europea per la Prevenzione e organizzatore di HSE Symposium. Buonasera, intanto, grazie per essere con noi. E partiamo proprio da questo, cioè come nasce questo simposio che ha caratteristiche uniche in Italia. L'HSE Symposium è nato nel 2018 e tuttora è unico in Italia. È organizzato dall'Università Federico II, dalla mia associazione, da Fondo Lavoro, dall'INAIL e da EBILAV. Però vede la partecipazione quest'anno di 22 diverse università italiane, nonché esponenti di tutta la società civile, della magistratura, della Chiesa, dell'Ispettorato, del Governo, delle ASL, dei Unioni di imprenditori, di lavoratori, tutti con lo scopo di confrontarsi, portare idee su come migliorare la situazione italiana in tema di sicurezza sul lavoro e tirar fuori delle soluzioni che possono essere condivise, perché la sicurezza sul lavoro interessa l'intera società. Ecco, appunto, siamo, diciamo, in emergenza con numeri sempre preoccupanti. Quali sono le strade realmente perseguibili per poter invertire questa tendenza? Bisogna puntare sulla prevenzione, bisogna puntare sulla riduzione del numero di incidenti. Dobbiamo sensibilizzare gli imprenditori, i lavoratori, ma la cittadinanza intera, perché tutti i cittadini sono o saranno lavoratori, su quelle che sono le tematiche della sicurezza sul lavoro. Appuntamento nei prossimi giorni, giusto questo fine settimana per il simposio. 29 e 30 ottobre presso il Policlinico Federico II. Benissimo, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di serata, noi andiamo avanti con